tre chitarre nel cuore e un ragazzo nocciola d'amore. Mary optava per il giardinaggio il martedì e non è che fosse poi una vera fissazione. Regalò una chitarra a Lorenzo e Francescone, voleva ringraziarlo per la vecchia lettera d'amore. Mary riceveva lettere lombarde il lunedì, riceveva rose verde solo il mercoledì. Mary regalò un'altra chitarra a Mario il giardiniere, studiava molto, sarebbe diventato un astuto ingegnere. Mary aveva 28 passioni, un conto in banca di suo padre, ma lo gestiva meglio lei di un impresario. Mary regalò l'ultima chitarra al suo ultimo vecchio amore, nuovo e vecchio, ma astuto imprenditore. Mary organizzava Sanremo, aveva fatto una gavetta da militare afghano. Mary si dondolava nelle sue mille avventure, lotta nella persona del ragazzo nocciola d'amore. Se lo ritrovava gli avrebbe offerto un gelato nel cuore, ma Mary trova solo un talismano d'oro, si bandone, che trovò mentre andava contromano verso casa del Francescone. Fece un frontale addosso a 28 di quelli dell'assicurazione, quando il Francescone gli ha detto